Il tema caldo del momento, Gonzalo Higuaín alla Juventus, Mauro Icardi al Napoli. Si dice di Gonzalo Higuaín di tutto in questo periodo, compreso questo. Amici di Calcio Napoli 24, siamo all'esterno del comunale di Calciato e siamo in compagnia di alcuni tifosi. Innanzitutto intervistiamo subito l'artefice di Cotanto, eccolo qui. Ciao. Mi dispiace. Ciao. Come ti chiami innanzitutto? Romeo. Romeo, spiegaci. Mi dispiace che ho speso l'anno scorso 10 euro per comprare questo posto. Purtroppo, vabbè, a preferire i soldi. Il problema non è tanto i soldi, è che ha fatto come i sorci, si è andato a nascondere nelle saitelle. Di nascosto ha fatto tutto, quello che ha sbagliato. Poi ha fatto, i soldi. Ha fatto tipo il maduncillo. Diciamo. Sì, è andato nascondendo, forse aveva l'animo sporco. Almeno prima poteva parlare, dicevo ragazzi, o presidente non mi ha fatto la squadra, io me ne vado. E noi l'accettavamo, invece così di nascosto te ne vai, non dici niente, stai in silenzio ormai. E poi è un gioco della Juventus, perché mo la Juventus è costretta ad accettare, cioè De Laurentiis è costretta ad accettare quello che dice la Juventus. Sì, De Laurentiis dice no, non è voi 60 milioni, e la Juventus dice ah sì, allora tiene a deal, caos sape che non può più venire, che qua non si può presentare più. Quindi la Juve ha giocato sporco su questo, che ha approfittato di questo e l'ha messo contro la piazza, perché giustamente a noi non piace che lui abbia detto di sì. È solo che speriamo che vada tutto bene, lui se ne vada, noi ci pigliamo i soldi prima che la cani esce. Il discorso ovviamente non fa una piega, però tu come l'hai presa questa, come hai preso questo passaggio di Higuaín alla Juve? Mi dispiace, ma secondo me se non si dava via quest'anno, il prossimo anno andava via a parametro zero. E quindi per me è stato dispiace, ripeto, perché da tifoso, calciatore che ti fa 36 con una stagione, ti mette tante emozioni positive anche. Visto che, però è stato meglio così. Visto che comunque si parla tanto di Mauro Icardi, secondo te è il calciatore giusto? No. Secondo me in Italia di attaccanti buoni ce ne sono tanti. Tu invece Icardi, Bacca, secondo te il sostituto ideale chi è? Benzema magari? No. Icardi lo vedo comunque già fermato in Serie A, quindi è giovane, io punterei su lui. Bacca un po' più anziano anche se ha esperienza. Poi per quanto riguarda Higuaín ormai si sa, nel pallone i valori non ci sono più, i soldi sono quelli che contano. Noi abbiamo poco fa infatti lanciato su Calcio Napoli 24 una foto con uno striscione. Noi lo striscione lo riproponiamo qui anche perché c'era svelare l'arcano mistero. Non si leggevano i nomi sulle maglie 27 e 71, che ovviamente vi lascio intendere che cosa possano significare. 27 Nicolas, 71 Gonzalo Higuaín. 71 Gonzalo Higuaín? Certo, un altro numero non lo trovo. 71 e 27 quell'altro ancora peggio. Ma la banda Bassotti qui riguarda la Juventus? Sono tutte e tre, no? MPN. Che sta per? Mi fai dei nomi? Gli devo dire? Certo. C'è scritto qua, guarda. Se leggi qua capisci tutto. Pep o Cecato? T'ho detto tutto. In chiusura lo vediamo bello vestito con la divisa, pronto per scendere in campo. Magari. Visto che comunque mancano tanti calciatori, esatto, a questo Napoli. In questo momento c'è poco mercato, è arrivato Giaccherini, è arrivato Tonelli, che però è ancora a parte, lavora a parte perché è infortunato. È dura, servono però rinforzi. Secondo me il principio è chi non ci vuole non ci merita, per cui l'unico sostituto di Higuaín sarebbe Careca. Altri non ce ne sono, basta. E allora chiudiamo con la, diciamo, notizia fantasiosa di questo tifoso, il ritorno di Careca al Napoli.